titoli: in motovedetta lungo il litorale Domizio, nel tratto costiero antistante la Terra dei Fuochi, per verificare il rischio inquinamento delle acque marine. A bordo, in un primo viaggio esplorativo con esperti e scienziati, il sottosegretario all'ambiente Salvatore Micillo. Pasquale Piscitelli. A bordo della motovedetta del Corpo della Guardia Costiera della Direzione Marittima di Napoli, un primo sopralluogo esplorativo del sottosegretario all'ambiente Salvatore Micillo insieme con due scienziati per verificare da vicino la costa del litorale Domizio, dal depuratore di Cuma che lavora oltre i propri limiti al grande collettore di inquinanti dei Reggi Lagni fino al canale di Agnena di Mondragone. Tante criticità marine che allarmano i bagnanti e gli operatori balneari a rischio i loro affari stagionali. Ci sono dati contrastanti, faremo altre analisi, ma soprattutto di controllo del territorio, quello che fa ovviamente tutti i giorni la Guardia Costiera, ma di capire esattamente quali sono le problematiche e poi portarle all'interno del Ministero. Il mare si sporca e si ripulisce ciclicamente, particolarmente in prossimità dei corsi fluviali. I punti di inquinamento su questo tratto costiero sono i punti che rimandano a corpi idrici che ricevono e quindi in qualche modo collettano tutto ciò che è nell'entroterra. Ossia, sotto osservazione, i depuratori, gli impianti di bonifica e gli scarichi abusivi, alcuni dei quali già attenzionati dalla Procura della Repubblica Sammaritana. Controlli intensificati anche della Direzione Marittima di Napoli. L'ultima attività che abbiamo fatto, che abbiamo denominato Costa Gaia, ha consentito di accertare una cinquantina di violazioni e di porre in essere circa 40 provvedimenti di sequestro. Strategico per la prevenzione, gli studi di un esperto americano nelle tecnologie di telemonitoraggio ambientale. Ho dato importanza al concetto di un monitoraggio gerarchico in cui ci sono più piani informativi, più layer che derivano dall'uso di più piattaforme, da satelliti, aerei, ai droni fino al campionamento in sito. E a proposito di